Patrizia, quando pensi alla purezza, cosa pensi? A una sorgente di montagna come questa. Brava, e in un panorama così, sulle Alpi Marittime, a ridosso della Valle Argentera, si trova il parco naturale protetto più grande del Piemonte, un'area montana dove la natura regna sovrana. E proprio qui, a 1503 metri d'altezza, c'è la sorgente naturale dove sgorga l'acqua minerale Sant'Anna. La natura delle rocce granitiche tra le quali scorre l'acqua Sant'Anna le conferisce purezza, grande digeribilità e leggerezza. Il suo residuo fisso parla chiaro, solo 39 mg per litro. E infatti le falde acquifere delle sorgenti di alta quota sono sicuramente molto pure. Guardate questa cartina, Patrizia, dammi una mano. È un rilevatore di nitrati. Se resterà di colore chiaro dopo l'immersione nell'acqua minerale Sant'Anna, ne proverà l'assenza di nitrati e quindi la sua alta qualità. È importante conoscere le proprietà delle acque minerali e per questo è importante leggere l'etichetta sulla bottiglia. E l'acqua Sant'Anna riporta tra le sue qualità la purezza infinita. Guardate. Che vi avevo detto? Ecco come e dove nasce l'acqua minerale Sant'Anna di Vinadio, indicata per l'alimentazione dei neonati e per le diete povere di sodio. Fate attenzione allora, le acque minerali non sono tutte uguali. Ricordatevi quindi di leggere l'etichetta, acqua minerale Sant'Anna di Vinadio. Chiedetela nel vostro supermercato, l'acqua Sant'Anna di Vinadio, pura, leggera, di montagna. Mi prendo una bottiglia anch'io, eh?